parliamo di derivate eh, questa mappa concettuale presenta seguendo i vari rami eh, le applicazioni della derivata di una funzione. Eh, iniziando da sinistra in alto, mh, vediamo appunto i teoremi che l'alunno deve conoscere relativamente alle funzioni derivabili: Il teorema di Rolle, di Lagrange, di L'Hopital, sulla continuità delle funzioni derivabili. Ogni funzione derivabile è continua non vale il viceversa, ricordiamo questo. Poi in basso, sempre a sinistra, abbiamo le derivate fondamentali, le derivate delle funzioni composte. Scendendo giù, l'uso delle derivate. Ecco, qui sull'uso ricordiamo le operazioni relativamente alla somma di due funzioni, la derivata è la somma delle derivate delle singole funzioni, invece la derivata del prodotto di due funzioni. Qui abbiamo la formuletta f' per g più fg' e poi c'è la formula della derivata del rapporto di due funzioni. Quando invece si studia il grafico di una funzione, ecco, seguendo il ramo centrale in basso, abbiamo che la derivata prima ci consente di determinare i massimi, i minimi o i flessi a tangente orizzontale ponendo f'x uguale a 0, mentre la crescenza o la decrescenza di una funzione si studia studiando il segno della funzione derivata prima. Mentre dalla derivata seconda abbiamo altre informazioni, per esempio ponendolo uguale a 0, questa volta non più la derivata prima ma la derivata seconda, abbiamo, determiniamo i punti x in cui sono presenti i flessi appunto a tangente obliqua. Ricordiamo invece che quando f'x è uguale a 0 abbiamo i flessi a tangente, potrebbero esserci cioè appunto flessi a tangente orizzontale. Quando invece la derivata terza è maggiore di 0 abbiamo che la funzione presenta la concavità o La convessità, studiando il segno della, della derivata terza, poi passiamo invece in alto a destra, e qui abbiamo la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale, quindi ricordiamo questo: la derivata. Quindi il limite del rapporto incrementale. Poi abbiamo la definizione appunto, cioè il significato geometrico di derivata come pendenza della retta tangente al grafico della funzione e quindi eh, si può anche parlare di significato fisico. Punti stazionari, abbiamo detto, sono quelli appunto in cui la deriva prima è uguale a zero, massimo relativo, minimo relativo, eh, abbiamo visto come si determina studiando appunto la tabella di monotonia, poi abbiamo i flessi a tangente orizzontale, abbiamo naturalmente ehm, i punti di non derivabilità, qui ricordiamo la cuspide e il punto angoloso, diciamo che ecco, questa tabella dà uno schema molto sintetico di quelle che sono appunto le applicazioni eh, della derivata prima, andiamo avanti con la tabella delle derivate, ecco qui presentiamo invece la Tabella delle derivate fondamentali, quindi la derivata di una costante k è nulla, la derivata di x è uguale a 1, la derivata della funzione x alla n è uguale a n per x elevato a n meno 1, l'esponenziale è l'unica funzione che ha per derivata se stessa, la derivata di a alla x è a alla x per logaritmo naturale di a, la derivata del logaritmo di x è 1 su x, del seno è il coseno, del coseno è meno seno, cioè sono altre eh, che lasciamo alla luna appunto... La conoscenza di altre derivate fondamentali, chiaramente ho riportato quelle principali. Qui invece abbiamo le regole di derivazione. Ecco, sulle regole quello che possiamo dire è naturalmente questo: diciamo subito che. Se abbiamo la somma di due funzioni y uguale a fx più g con x, la derivata prima è la somma delle derivate prime delle due funzioni, quindi f'x più g'x. Se abbiamo una costante che moltiplica una funzione, la derivata prima è uguale alla costante alfa per la funzione f'x. Se abbiamo il prodotto di due funzioni, la derivata prima sarà la derivata prima, della prima funzione per la seconda non derivata più la prima non derivata per la derivata della seconda funzione. Il rapporto invece delle funzioni y uguale a f fratto g da come derivata f' per g meno f per g' fratto g elevato naturalmente al quadrato. Se abbiamo y uguale a 1 su g con x, la derivata prima sarà meno g' x fratto g con x al quadrato. Quindi questa è naturalmente è la tabella che è necessario ricordare come regola di derivazione. Andiamo avanti, qui invece presentiamo le regole di derivazione di funzioni composte, funzioni di funzioni, quindi se abbiamo una funzione che ha solte funzioni di g con x, la derivata sarà quella della funzione f', considerando gx come x grande, l'abbiamo già visto in alcune applicazioni, per la derivata di g che sarà g'x. Se abbiamo il logaritmo di f con x, immaginiamo fx come x grande, quindi sarà 1 su x grande, quindi 1 fratto f con x per la derivata di f che sarà f'x. Nel caso di y uguale ad e elevato a fx, immaginiamo fx come x grande, quindi sarà elevato a x grande, quindi elevato a f con x, per la derivata di fx che è f'x. Qui presentiamo alcune applicazioni, x al cubo per derivata 3 volte x quadro, perché abbassiamo di 1 l'esponente 3, la radice di x invece si può scrivere come x elevato a 1 mezzo, quindi diremo 1 mezzo per x elevato a 1 mezzo meno 1. 1 mezzo meno 1 fa meno un mezzo, che avendo esponente negativo si può portare al, eh, al denominatore e quindi diventa 1 su 2 radice di x. fx uguale radice cubica di x quadro per x meno 3 fratto x quadro, ecco, scriviamo radice cubica di x quadro come x elevato a 2 terzi, nel prodotto di potenze aventi alla stessa base sommiamo gli esponenti, 2 terzi sommato a meno 3 da meno 7 terzi, poi il rapporto di potenze con la stessa base equivale all'unica potenza che ha per base x e per esponente la differenza delle esponenti, quindi meno 7 terzi meno 2 e meno 13 terzi. E quindi a quel punto si fa la derivata di x elevato a meno 13 terzi e sotto riportiamo meno 13 terzi per x elevato a meno 13 terzi meno 1 e meno 16 terzi. Poi qui bisogna ricordare un po' di proprietà sui radicali per arrivare appunto alla soluzione finale. Andiamo avanti con la slide, qui abbiamo per esempio 1 su x che si può scrivere come x alla meno 1, comunque la derivata di x alla meno 1 è, è meno 1 su x quadro. Se invece abbiamo 7 terzi per il logaritmo meno 2 di x, ricordiamo che la costante si riscrive. Quindi 7 terzi per la derivata del logaritmo di x è 1 su x, e quindi il risultato è 7 fratto 3x. Sotto abbiamo logaritmo di x più coseno di x meno 5 per la x, quindi si fa prima la derivata del logaritmo di x che è 1 su x, più la derivata del coseno di x che è meno seno di x, la derivata di meno 5 per e alla x corrisponde a meno 5 come costante che moltiplica la derivata di e alla x che è se stessa come funzione, quindi e alla x. Ecco, ricordiamo che quello che noi ricadiamo sono le cosiddette funzioni derivate. Qui abbiamo per esempio x per la x. Qui abbiamo il prodotto delle funzioni. Dobbiamo applicare la regola del prodotto, quindi derivata la prima per la seconda non derivata, più la prima non derivata per la seconda derivata. Quindi la derivata di x è 1, quindi 1 per e alla x, più la prima non derivata che è x per la seconda derivata che è e alla x e se stessa. Poi abbiamo il rapporto, x logaritmo di x fratto x meno logaritmo di x. Quindi qui si applica la regola del rapporto, però ricordiamo questo, nel. L'applicare la regola è il numeratore è un prodotto di due funzioni. Quindi quando si dovrà derivare il numeratore dobbiamo applicare la regola dei prodotti che, abbiamo, che corrisponde appunto a prima che è 1 per logaritmo di x, più x per 1 su x che corrisponde a 1. Si, e si farà derivata del numeratore per il denominatore non derivato meno il numeratore non derivato per il denominatore derivato fratto il denominatore al quadrato. Ecco, io non sviluppo la potenza del denominatore, il risultato sarà x meno logaritmo quadro di x fratto, tra parentesi quadre, x meno logaritmo di x al quadrato. Quindi qui abbiamo l'applicazione della, eh, della proprietà del prodotto di funzioni al numeratore e poi eh, si applica la regola del rapporto di due funzioni. Qui abbiamo invece una funzione eh, composta, non è alla x, ma è elevato a 1 meno coseno x. Allora noi immaginiamo 1 meno coseno x come x grande, quindi la derivata sarà elevato a x grande per x grande primo, e, ma x grande è 1 meno coseno x e la derivata di x grande primo è 1 più sen x, quindi 1, cioè l'evento di 1 è 0, corrisponde a sen x, quindi il risultato sarà elevato a 1 meno coseno x per sen x. Sotto abbiamo 2 elevato a x fratto logaritmo di x. Qui abbiamo la regola, cioè abbiamo la, una funzione potenza, ma con esponente, con mh, funzione di x che corrisponde a, una a x fratto logaritmo di x. Se torniamo un attimo indietro, ecco, vediamo che la derivata di. E alla x e, e alla x la derivata invece di a la x nel nostro caso e alla x per logaritmo naturale di a. Quindi, a questo punto se passiamo alla slide in cui era presente l'esercizio, che è questo, noi dovremmo scrivere se fosse stato 2 alla x avremmo dovuto scrivere 2 la x per logaritmo naturale di 2, però non è 2 la x, ma è 2 elevato a x fratto logaritmo di x. Quindi poniamo x grande x fratto logaritmo naturale di x. E quindi sarà 2 elevato a x grande, cioè x fratto logaritmo di x, per, la, per il logaritmo di 2, perché cioè appunto per la derivata di x fratto logaritmo naturale di x, che corrisponde, naturalmente, l'abbiamo fatta sicuramente prima, no, non è stata calcolata, allora si fa derivata di x che è 1 per il logaritmo di x meno x per il logaritmo di x che è uno su x fratto logaritmo di x al quadrato ecco questa è la funzione derivata come derivata di una funzione composta con questa ultima slide terminiamo la video lezione ricordiamo quindi che nel, eh, nello svolgere esercizi di eh, funzioni semplici o composte eh, si applicano le regole le, di derivazione delle funzioni semplici o composte, prestando particolare attenzione nel caso di funzioni composte e soprattutto ecco, ricordando che una volta determinata la funzione derivata, poi si dovrà procedere ecco, allo studio del segno della funzione derivata. quindi lo studio del segno sarà indicativamente facile o difficile a seconda che abbiamo una funzione semplice, algebrica oppure un po' più complicata, trascendente. E in questo caso dovremmo dire, appunto, che una volta fatto il studio del segno, poi si dovrà valutare. La natura dei punti in cui si annulla la deriva da prima, quindi stabilire se si tratta di un punto di massimo, di minimo o di flesso a tangente orizzontale, stabilire intervalli di crescenza o di decrescenza e quindi fare quello che si chiama lo studio della tabella di monotonia. Fine della video lezione. Si invita l'alunno a consultare ulteriori materiali di approfondimento su sito eh, madepetracca.blogspot.it o di visionare ulteriori video lezioni sullo stesso canale.